Ciao a tutti e bentornati da Karin in questo bellissimo nuovo video su Roblox. Oggi andremo a trovare tantissime nuove morph. Se vi ricordate, questa mappa l'abbiamo già esplorata più volte, ma hanno aggiunto delle nuove morph e oggi andrò a farvi vedere dove sono. Magari riusciremo anche a trovare qualche morph che la volta scorsa non avevamo visto, ma sicuramente ne troveremo anche molte super nuovissime. La prima cosa che facciamo è esplorare per benino tutta questa stanza dove abbiamo già preso un sacco di morph. Ma cos'è questo? Distruggi box. Ma nella stanza opposta me l'ha fatto distruggere da questa. Sono veramente tutti pazzi. Ma forse su una di queste sedie c'è una nuova morph. Ed è bellissima perché è Jumbo Aggie Rosa. A quanto pare hanno aggiornato il primo capitolo di Poppy Playtime. E in onore a questo nuovo capitolo hanno messo le nuove morph. Oddio, ma dietro manca qualcosa. Direi che è abbastanza spaventoso, vero? Non voglio vedere. Guardiamolo da davanti. Praticamente è un Jumbo Josh unito a Kissy Missy. Voi mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace, cliccate sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto e ovviamente dovrete guardare tutte le nuovissime morph e dirmi quale preferite. Dovrete farmi una classifica di tutte quelle che secondo voi saranno le più belle tra quelle che troviamo oggi. Quindi non fermiamoci, non perdiamo tempo e andiamo subito a cercarne di nuove. Questa che abbiamo appena trovato è in onore al secondo capitolo di Rainbow Friends. Infatti è Jumbo Josh unito con Blue. Beh, bellissimo, io adoro sia Jumbo che Blue, quindi questa morph è perfetta secondo me. Ma vediamo se qua sotto ne hanno aggiunta qualcun'altra, perché vedo qualcosa. Se amate più Aggie Waggie di Kissy Missy, eccovi la morph che fa per voi, è perfetta. Così abbiamo sia Kissy Missy Jumbo Josh che Aggie Waggie Jumbo Josh. Ma qua sotto io ne vedo già un'altra. Ma quante ce ne sono? Ma questa è Bambalina Love. È una bambalina che lascia dietro di sé una scia di cuoricini. Beh, vi direi che a questo punto non vi resta che spammare nei commenti un sacco di cuori rosa. Tutum, tutum, tutum. Guardate come battono. Ma vediamo se vicino alle altalene c'è qualcosa. Sì, Fabric Nub Nub. Questa ancora non ce l'avevamo. Ma guardate la texture. Mi piace un sacco. Ma di cosa è fatto? Tipo di stoffa? È come se fosse fatto all'uncinetto, a maglia, vedete? Probabilmente avete in casa qualche maglia, qualche maglioncino fatto così con questa texture. Tra l'altro Nub Nub tra i nuovi personaggi è uno di quelli che mi piace di più in assoluto e io ho visto che però c'era un'altra morph da prendere. È uno Stinger Flynn ibrido. È metà nero e metà bianco, bello! Mi piace Stinger Flynn in questa sua nuova versione. È lo Stinger Flynn della Juventus. Fatemi sapere nei commenti quale squadra tifate voi. Se tifate la Juve, questo è il vostro Stinger Flynn perfetto. Qua c'è la dimostrazione che ho giocato talmente tante volte che guardate quante morph ho preso. Ce le ho praticamente tutte. Tra l'altro tra le mie preferite che abbiamo preso le volte scorse c'era questo bellissimo Tall Victor elettrico. Guardate che lascia tutta l'elettricità dietro di sé. Lo adoro. E se vi ricordate, se avete seguito i miei vecchi video, vi ricorderete assolutamente questa, che era Nub Nub che cambiava tutti i colori mega neon con tutti i coriandoli. Un Nub Nub che fa festa. E non era niente male nemmeno questo Coach Pickles, che sinceramente io ho adorato. Beh, negli scorsi video trovate tutte le ubicazioni delle vecchie morph, ma c'è la zona di sotto. Io scommetto che nella zona di sotto qualcosa hanno messo, perché è tutta la zona che appartiene al nuovo capitolo e io mi fido ciecamente di questa zona. Basta buttarsi da lassù in cima e arriverete qua. Scommetto che molti di voi se la ricordano molto bene. Abbiamo davanti a noi tre vie. Una, due, tre. Andiamo a destra, a sinistra o a dritto? Beh, scegliete voi nei commenti. Sono ispirata dall'andare a dritto, quindi vediamo se hanno aggiunto qualche nuova morph proprio là in fondo. Ma salendo al piano di sopra, secondo me qualcosa di nuovo lo troviamo. Per aprire tutte queste porte troverete le belle tesserine in giro per la mappa, quindi piano piano ve le prendete tutte. Vediamo se almeno nella zona di Bambalina hanno messo qualcosa di nuovo. Magari qua dietro gli angoli. Questo è qualcosa. È un nuovo Coach Pickles, anche lui Fabric, versione maglioncino. Bellissimo. Mi piace un sacco. Ma aspettate, anche qua sulla serie c'è qualcosa di nuovo. Tall Victor, male
maledetto. Deve essere caduto in qualche sostanza poco raccomandabile, perché ragazzi, guardate. Escono degli strani fumi dalla sua testa e di certo il suo colorito non è un bel colorito, ha anche perso la pupilla. Sento un odoraccio già da qui, ma aspettate, aspettate, qua c'è un'altra ancora. Silent Steve, cosa lascia dietro di sé? Delle piccole bollicine rosse, saranno velenose. Invece di essere viola è in questo color mattone, se così possiamo dire. Beh 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 beh, questa stanza è stata proficua. Cambiamo zona e vediamo se riusciamo a trovare qualche nuova morph accattivante. Qua siamo nella zona degli Opilad Bird e qua c'è una nuova morph. È Opila bambino giallo, quindi una nuova baby Opila. Ne abbiamo tantissime di baby Opila, veramente un sacco. Avevamo anche questa che era elettrica oscura. L'Opila Ciano, che secondo me era stupenda. E avevamo anche quella gelata, che era super cute. Guardatela quant'era carina, tutta di ghiaccio. Ma adesso ci spostiamo nella zona a sinistra. Se qualcuno prima aveva scritto sinistra nei commenti, oh oh, attenzione. Beh, dicevo, se qualcuno aveva scritto sinistra nei commenti, adesso sarà felice. E abbiamo preso ora in questo momento anche che Bam Bam, guardate, caleidoscopico, come brilla con tutte le luci, è stupenda questa versione. Però non ci resta che andare a esplorare questa zona di Captain Fiddles con tutti i piccoli Captain Fiddlesini. Questa zona l'altra volta era vuotissima, eccolo finalmente uno dei miei personaggi preferiti, Chef Pigster, anche questo in versione maglioncino fatto a mano. Beh, direi che questa versione mi piace molto e vediamo se hanno aggiunto questa nuova zona o se l'hanno lasciata come era prima. La volta scorsa questa zona era tutta vuota, non c'era nulla, ma a quanto pare l'hanno lasciata esattamente come prima. Non mi sembra che sia cambiato assolutamente niente. Forse la prossima volta aggiungeranno qualche nuova morfo delle porte per andare avanti proprio da qui. Ma almeno ci abbiamo trovato dentro una nuova morfo che prima non avevamo. E ora addentriamoci nella zona di Stinger Flynn. Speriamo di trovare qua qualche nuova morfo. Già qui vedo qualcosa. Qua ovviamente siamo nella zona marina e infatti ci hanno dato Baby Opila Bird Bolla. Beh, mi sembra molto 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 carino. Lo sapete, io ho un debole per Opila the Bird, quindi sono sempre felice quando me ne danno una. Proviamo a usare le forbici proprio qua e a passare. Tante volte hanno aggiunto una morph qua dentro, io non credo, perché mi sembra di non aver visto niente. E infatti non c'è nulla di nulla, uffa. Ma sul tavolo qua c'è qualcosa. È un Opila che si è fusa con un orange, anche questa nella versione maglioncino. Quanto è brutta, fa veramente effetto, fa super paura. Qua accanto a me su questa seggiolina abbiamo trovato un altro Chef Pigster. E allo Chef Pigster party! Fa tutti i coriandoli, guardate che caruccio. Io lo amo Chef Pigster, non c'è niente da fare. Ma cambiamo mappa e torniamo in questa, che ora vi faccio vedere. Sicuramente vi ricorderete, perché ci sono delle nuove morph da prendere anche in questa. E qui c'è Rick, di Rick e Morty versione cagnolotto, che ci ha teletrasportato qua appena sono entrata. Quindi prendiamoci la morph che ci regala. C'è questo liquido squiscioso a forma di stella in terra che ci dà la possibilità di avere questa nuovissima morph. Usciamo da qui che non si vede una ceppa, non c'è luce. Ed eccoci, guardate, Smiley Miley ma rosa, truccata, col fiocchetto. Orripilante, fa anche un po' paura, devo essere sincera. Ma guardate che cosa hanno aggiunto, delle nuove morph. Questa costa 99 Bobux, io la prendo perché è bellissima. No, me la metto immediatamente, la cavalchi. Praticamente sei a cavallo della morph. Ma che meraviglia! È un Saiyan tutto colorato con le squame. Ma guardate quanto è bello. Ma è strepitoso, lo amo. È meravigliosamente bellissimo. Non so se esista una morph più bella di questa, eh. Questa la dovevamo prendere a tutti i costi. C'è anche in versione gialla, guardatela. Ma che cute gialla, mi piace un sacco. Oddio, ci siamo uniti in un'unica morph, ho paura. Ma cosa sta succedendo? E hanno aggiunto anche questa, che è nuova. Fa un po' schifetto questa, brutta. Se è un mostro non lo conosco. Ma qua in queste zone avranno aggiunto delle nuove morph o ci sono sempre le stesse? Andiamo a esplorare e vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Oddio, oddio, mi sta schiantando. Oddio, oddio. Non va molto bene sui binari, eh. È un po' scombussolato sto treno. Ciao, ciao. Guarda che
bordello. Beh, siamo arrivati e questa morph, io penso che, non lo so, ce l'avevo già questa oppure no. È sconcertante, fa paura. Sti occhi rossi, poi questo corpo così con le gambettine fini. Ma invece qua nella parte arcobaleno noi c'eravamo già stati, perché l'ultima volta questa parte c'era, ma non mi ricordo se c'eravamo entrati. Ci teletrasportava sul tetto. Io sono convinta che questa l'avevamo già presa, ma sono anche convinta che non l'avevamo vista, perché non me la ricordo assolutamente. Probabilmente l'avevo presa ma non l'avevo indossata. Quindi ce la guardiamo oggi e mi piace, è carino. Ha un musettino che mi convince, sì, dai, mi piace. E vi ricordate che c'era anche questa zona per farci sparare nella bocca di Smiley Miley? Beh, vediamo se dentro la bocca di Smiley Miley. Sono caduta di sotto. Era chiusa. Mi rimetto questa morph, perché visto che l'ho pagata, oggi la voglio proprio sfoggiare. Ma guardate quanto è bella. Cioè, Smiley Miley aveva la bocca chiusa e non siamo neanche riusciti a farci catapultare dentro di lei. Ora ci riprovo. Smiley Miley, apri un po' subito quella bocca, maledetta. Spalancala. È così. Ci siamo riusciti, siamo dentro Smiley Miley. E questa è la morph di Cyan dei Rainbow Friends. Comunque adoro che l'abbiano aggiunta, visto che è uscito Rainbow Friends 2 dall'ultima volta che avevamo fatto questa mappa. Direi che è tutto abbastanza perfetto. Qua c'eravamo sicuramente già stati, perché la morph di Smiley l'avevamo già presa. Speravo avessero aggiunto una nuova morph là dentro, e invece purtroppo no. Quindi qualche morph nuova l'hanno messa in questa mappa. Non ci resta che andare a esplorare e vedere se ce ne sono altre. Io c'ho uno a cavallo dietro di me, inquietante il tutto, però vabbè, ce lo portiamo dietro, non c'è problema. Là sopra c'è una morph invece che la volta scorsa io non ho preso. Ma come ci si arriva là sopra? Eccoci, questa sono sicura al 100% che non ce l'ho. Ed eccola, è una schimmy di toilet morph, tra l'altro super convulsa. Guardate come muove veloce la testa. Sembra velocizzata per mille. È una specie di mostriciattolo squaletto che esce dal WC. Sinceramente mi piace molto. C'è anche l'elica come se fosse Yellow dei Rainbow Friends. Ma la volta scorsa, se vi ricordate, avevamo usato il razzo per andare su un altro pianeta. Sono curiosa di vedere se sull'altro pianeta hanno aggiunto qualcosa. Quindi si decolla e andiamo a vedere se c'è roba nuova. Apriti sesamo. Ho bisogno di nuove morph, quindi per favore fammi felice. Questa non ce l'avevo. Questa qua dietro sicuramente non ce l'ho. Prendiamola subito. È lo schibi di toilet di Doom Doom a tre teste. Noi adesso siamo su un pianeta. Lì c'è il pianeta Terra, se vedete. E questa è la nuova morph che la volta scorsa non avevamo preso. Non so se è perché non c'era o se perché io probabilmente non ero andata dietro la navicella. Però l'abbiamo presa oggi. Ora non ci resta che esplorare tutto qua intorno e vedere se ne hanno aggiunta qualcun'altra o se ce n'è qualcuna che la volta scorsa magari non avevo preso. Voi ditemi nei commenti quali sono le morph più belle tra tutte quelle che abbiamo preso oggi secondo voi. E questa grotta? Questa grotta mica c'era, io non me la ricordo questa con i cactus. Sono certa al 100% di non aver mai visto questa zona. Quindi qua sicuramente qualcosa di nuovo ce lo devono aver messo. Ho aperto! È uscita! Questa è la morph rara da VIP che potevamo prendere solamente se si pagava, mi sa. È esattamente quella che era accanto a Cyan che abbiamo preso prima a pagamento a 99 Bobux. Ed eccola, allora non importava comprarla. Forse è simile all'altra ma non è identica. Ora torniamo di là, sul pianeta Terra, e andiamo a confrontarle e vediamo se sono effettivamente uguali o se hanno qualcosa di diverso. Mi sembra strano che siano identiche, perché altrimenti non avrebbe senso farne pagare una. Probabilmente mi sa che ha qualcosa un pochino diverso, ma che non si nota magari se non stanno accanto. Beh, direi che ci siamo presi già un bel po' di morph che non avevamo. Speriamo che aggiungano qualche altra morph, e adesso andiamo a fare il confronto tra quella che abbiamo preso ora e quella a pagamento. Beh ragazzi, a me sembra identica. Mi sembra la stessa, uguale. Non capisco perché qui ci sia scritto compra, che è uguale a quella che ho io. Ma voi vedete qualcosa di diverso? Perché vi giuro che a me sembrano totalmente uguali. Stessa forma, stessi colori, stesso tutto. Oh, non lo so. Magari lì c'è scritto compra per fartela comprare in anticipo invece che per cercarla. Ci può stare, ci può stare. E adesso con il teletrasporto mi sono catapultata qua e siamo in una zona in cui siamo già stati una volta. Vediamo se hanno aggiunto qualcosa. Questa morph no, ce l'ho già. Voglio però capire se si può andare più in alto. Di qua io non ci sono mai andata. Quindi andiamo e sicuramente prenderò delle
Xenomorph che ancora non ho. Oh, non facciamoci spiaccicare. C'è un parkour nel cielo. Con sta giraffa non è tanto facile fare i movimenti, ma ci si prova. Hopla, 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 hopla. E cos'è questo? Questo è nuovo. Questo è come quella schifezzetta che c'è in piazza, messa azzurra nuova, questa qua in basso, che in piazza è messa fluorescente e qui ce l'abbiamo verde. Molto bene, se esco dove vado? Oh, torno qua. E lassù invece in alto come ci si arriva? Scusate, io non ne ho idea. Lassù io non ci sono ancora stata. Beh, non lo so ragazzi come ci si arriva laggiù. Se voi lo sapete scrivetemelo nei commenti, così la prossima volta andiamo anche lassù in cima. Per oggi è tutto, abbiamo preso veramente un sacco di Morph in ben due mappe. Ricordatevi di lasciare mi piace, iscrivervi al canale e fatemi sapere nei commenti quale Morph vi è piaciuta di più. Ciao!